Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che ho di nuovo fatto l'episodio troppo lungo. Per questo episodio qui lo suddividerò in due parti. Ed in pratica la prima parte consisterà nella prima ora di gioco nella quale mi preparo. Vabbè dai, non vi spoilerò niente. Mentre la seconda che uscirà in settimana, sarà un casino. Comunque vado adesso, torniamo al video e buona visione. Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono Ratrix, mentre oggi siamo tornati su Ark Survival Evolved. Ragazzi, è da veramente tanto tempo che non portavo questo gioco, anche se principalmente è stato per lo scarso interesse da parte vostra. Comunque, visto che nell'ultimo periodo me lo state spammando tantissimo di riportarlo, ho detto va bene, a sto punto vi accontento. Poi ovviamente mi toccherà di nuovo fare 2 ore di registrazione, 8 ore di editing e poi maledizione, nessuno lo guarda, però sti cavoli. Vabbè, comunque da come potrete vedere sono cambiate un bel po' di cose, infatti non ho capito perché, ma maledizione, mi si è andato a ricreare tutto quanto il mondo com'era prima, ovvero pieno di sassi e roba varia. Comunque suppongo che sia per qualche update o qualcosa che in pratica tutto il gioco sia andato a rifare da capo, maledizione. Cioè, vi giuro, ci avrò messo delle ore intere a ripulire tutta questa zona, a togliere tutti quanti gli alberi, e a quanto pare mi è ritornato tutto quanto com'era prima. Ciao Gino, che cosa ci stai facendo qua? Comunque, visto che io mi stavo anche annoiando un pochetto, ho fatto un paio di cose fuori dagli episodi. Ovvero, che cosa ho fatto? Innanzitutto, da come vedete, questo qui è un pezzo della decorazione della mia casa, vedete? Sgorbio in realtà è un'entrata. Lui fa qua da entrata della mia casa. Anche questa palma era assolutamente pianificata. Comunque, da come potrete vedere, ho fatto anche un generatore. Soltanto che poi mi sono anche reso conto che il generatore fa un casino assurdo quando funziona. Comunque, ho messo anche un frigorifero, ci ho messo un po' di carne così a caso, così almeno non mi va a marcire. Non capisco perché ci sta così tanta carne marcia qua dentro. In più, un'altra palma tattica che magari, vabbè, questa qua la tolgo che potrebbe dare un pochetto di fastidio. Un'altra cosa, ragazzi, cioè non ho capito perché, ma da un momento all'altro, quando salgo le scale, di colpo mi succede questo. Cioè, non capisco perché non riesco a levarmi da qua, da queste scale. L'unica cosa che posso fare è, a volte, se il gioco me lo permette, è di scendere. Mi sapete spiegare come mai succede questa cosa? Cioè, non posso neanche più andare a vedere Rosita perché, maledizione, non ci posso più salire qua. Come si toglieva Gino dalle palle, ragazzi? Non me lo ricordo più. Gino, maledizione. Ragazzi, come tolgo Gino? Perché ho raccolto della pietra a caso? No, questa non era la cosa che volevo fare, maledizione. Questo no, questo... No, che cosa ho fatto? Fuck. Fermi tutti. Oh mio Dio, cosa sto combinando? Fuck. Che casino assurdo. Perché continuate a muovervi? Ho detto... Ah, ho fatto seguimi tutti. Fuck. Sasha, torna qua, maledizione. Vai su. Non ti posso cavalcare adesso, perdonami. Ah, ma perché premo le cose che non dovrei Sasha. Spiegami cos'è quello. Ok, ragazzi, non mi faccio troppe domande, sti cavoli. Sasha la lascio qua, sinceramente, perché là mi sa che era troppo piccolo lo spazio. Che cosa ci sta facendo il tuo uovo qua, maledizione? Ah, non ho neanche cominciato e già sta succedendo un casino e io sto cadendo a caso. Ma perché devo cominciare gli episodi io in questo modo? Perché, ragazzi? Che cosa ho fatto di male? Ogni volta qualcuno ha qualche problema, mi posso togliere da qua? Grazie, caga pure già che ci sei. Comunque, ragazzi, per questo episodio mi ero detto che avrei fatto una base per la nostra cara amata Sasha Grey. Ma sapete cosa c'è? Sinceramente non ho tante idee su come farla. Per questo stavo pensando, oggi faremo due cosette. Innanzitutto volevo catturare finalmente un maledetto brontosauro, perché cioè questo brontosauro, se poi lo trovo, qua ci stava Bobby da qualche parte. Bobby, dove sei finito? Eccolo qua, Bobby. Vediamo un pochetto che livello sei. Con la mia assenza, maledizione, livello 76. E la Madonna, che cosa hai fatto tutto questo tempo? Comunque, tranne addomesticare Bobby, stavo pensando anche di andare magari finalmente a recuperare il nostro carno. Perché, cioè, non per dire niente, ma il nostro povero ninja, quello là, non lo so da quanto tempo sta da qualche parte, che ormai non mi ricordo neanche dove, se non sbaglio, stava lì da qualche parte. Mentre per quanto riguarda Sdentato, ragazzi, Sdentato lo lascio al freddo. Perché mi sono appena ricordato che i tirannosauri non si possono portare con i Quetzal. Nel dubbio, sapete cosa faccio? Me ne catturo un altro, più vicino. Lo chiamo Sdentato lo stesso. Cioè, facciamo finta che quello Sdentato non c'è mai stato. Comunque, giusto per farvi vedere, mi sono anche preparato un pochetto per fare la base di Sasha Grey. Ma mi sono anche dimenticato di fare il soffitto di metallo. E mi sono mancati i lingotti di metallo. Quindi dovrò di nuovo andare a recuperare tutto quanto il metallo dell'universo. Ma per fortuna si sono rispawnati tutti quanti i sassi, quindi basta che faccio così un paio di volte e non troverò nulla. Perfetto. Però, cioè, ragazzi, ve lo dico, questo episodio è più un episodio per ricordarmi come funzionava il gioco, perché, cioè, ve lo dico sinceramente, mi ricordo poco e niente, maledizione. Inventario, vediamo un pochetto, paglia. Vabbè, l'unica cosa che mi serve qua mi sa che è la pelle, poi basta. Quindi, ragazzi, come ultima cosa che devo fare qua è prendere l'uovo, che volevo prenderlo prima, maledizione, però cado. Raccogli.
peserà tipo un sacco l'uovo di Quetzal. Però non so neanche che cosa ci devo fare, perché da quel che so con l'uovo di Quetzal si fa il kibble. Ma questo si decompone tra 7 giorni. Ah, mi sa che ho ancora molto tempo, vero? Ma se lo metto nel frigo, questo qua si decompone ancora tra più tempo? E la madonna, cioè questo qui lo posso lasciare anche per il prossimo anno e non succede niente adesso. Ok, che cos'altro ci manca adesso? Sì, stavo dicendo, mi ero preparato, maledizione, mi sono fatto un sacco di cose, di sedativi. Dopodiché il metallo lo posso anche lasciare qua dentro, che ne avevo ancora un pochetto, vero? Quanto ne ho di metallo? 38, perfetto. Quindi che cosa ci servirà per oggi? Un sacco di sedativo, perché il brontosauro, da quel che ne so io, non si addormenta facilmente. Un'altra cosa, mi sono anche preparato la sella per Bobby. La sella per Bobby, se non sbaglio, me la sono già equipaggiata? No, dove cavolo sta? Comunque, appena troverò questa maledetta sella, vi dirò anche che l'ho fatta normale, perché sinceramente non mi andava di sprecare materiali per quella grande, perché tanto non credo che andrò a costruire niente su Bobby. Non mi sembra molto utile, perché da quel che ne so i brontosauri sono abbastanza lenti. Dove diamine ho messo la sua sella? Non è possibile, ce l'avevo per forza, ragazzi. L'ho craftata, maledizione, la seconda sella che mi scompare. Non l'accetto questa cosa. Io avevo craftato una sella per brontosauro e mi è scomparsa nel nulla. Perché questo gioco fa scomparire le cose? Qua non ci sta di sicuro. Che palle, dove diamine l'ho messa? Allora, selle brontosaura per brontosaura, brontosauro, perfetto. Craftiamo questa. Ed adesso, ragazzi, avete la prova che ho craftato la sella. Se mi scompare un'altra volta mi incavolo. Adesso, ragazzi, non ricordo quali sono le bacche preferite dei brontosauri. Per questo ne prendo un pochetto di tutte, sinceramente, non lo so, vedo. Allora, prendo questo, prendo questo, prendo questo e prendo anche questo. Se non sbaglio ho preso tutto. Cioè, sto facendo 20 minuti soltanto la intro, ragazzi, capiamoci. Allora, in questo momento dovrò andare a sterminare i 3/4 della popolazione mondiale di animali che stanno nella palude. E ragazzi, dovete anche sapere che la palude è un posto che odio, perché qua ci stanno i titano boa che mi fanno addormentare, maledizione. Sai che c'è, Rosita? Mi sa che a te è meglio se ti levo dalle palle, perché questo qua comincerà a fare cose assurde tra un attimo. Che poi sinceramente potrei fare una cosa, ragazzi, perché in teoria il brontosauro si incavola quando lo attacchiamo. Aspettate un attimo. No, aspetta, prima torno per terra, perché in teoria il brontosauro, cioè non in teoria, perché non ho ancora equipaggiato questo. Non lo so. Ah, che cosa mi stava attaccando? Che palle però, perché devi rompere sempre la vita, signor Deva. Gino ha ucciso qualcuno. Ma mi stai prendendo per il culo? Perché mi sta attaccando gente? Aiuto! Che cosa? Livello 120, 112, che cavolo è, maledizione? Perché succede tutto? Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente di male. Sapete cosa c'è? Io me ne sto qui a prendere le botte mentre Rosita fa tutto quanto al posto mio. Ok, Rosita, dove stai andando? Rincoglionita, torna qua, Rosita, almeno tu seguimi. Allora, prendiamo Rosita adesso. Faccio una cosa proprio, tentativo unico, se non ce la faccio lo faccio a piedi. Questa volta non mi sta laggando il gioco, per questo spero che sarà molto più facile adesso. Allora vai, perfetto. No, che palle, però è laggato lo stesso. Però ce l'ho fatta, sì, Rosita, lo sai che non mi dovevi seguire, vero? Va bene, ho capito, lo faccio a piedi. Vaffanbene, Rosita, tornatene a casa tu e non mi rompere più le palle. Sapete cosa faccio? Per rendermi l'addomesticamento leggermente più facile, mi sa che cercherò di portare il brontosauro verso di me. Comunque, nonostante tutto, non sarà proprio tanto semplice, perché innanzitutto la mia armatura sta già messa male. E da quel che ne so io, da quel che mi ricordo soprattutto, il brontosauro un paio di episodi... Tu mi stai ancora seguendo? Ok, allora il brontosauro adesso di livello 76 dovrebbe fare leggermente male, credo. Comunque non ci facciamo troppo caso, perché a noi piace prendere le botte, vero? Cioè, viva il masochismo. Signor Bronto, senta, l'attacco un pochetto. Ecco, bravo, mi attacchi, grazie mille. Ci mette un anno però. Ok, prendo così ed ovviamente non l'ho preso, e questo qua è veloce. Oh mio Dio, sei veloce. Ok. Allora, il sedativo qua potrebbe essere... Quanto mi sta facendo volare questo? Ok, l'ho preso, perfetto. Elite Marker, oh mio Dio, quanto sei grande. Ok, vai. Oh, fatto, preso, perfetto. Tutto il tempo in testa, cerco, tanto non dovrebbe morire, spero. Allora, Bobby, forse non ci siamo capiti che tu oggi devi stare per te. Oh, madonna, che cavolo era? Aiuto, mi ha distrutto tutta quanta l'armatura in una botta, ma che cavolo? Sto per morire in questo momento, aiuto. Allora, bevi, Bobby, lo sai che sei un grandissimo bastardo, te l'hanno mai detto? Te l'hanno mai detto? No, perché... Adesso te lo dico io se vuoi. Dai, quando è che atterri, maledetto schifoso? Aiuto! E mo muori però. Adesso muori, te lo dico subito, No, se mi attacca adesso sono cavoli sua. Ecco, adesso sono cavoli tua, Bobby. Vedi che sei un rincoglionito. Ok, con calma, aiuto!
Aiuto! No, 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 adesso mi muore il mondo, adesso mi muore il mondo. Fuck! E vabbè, Bobby, è stato bello conoscerti, mi dispiace. Ammazziamoti a questo punto. Se non sbaglio, ci sta uno dei brontosauri leggermente di livello più. Lama! Perché devi morire ogni volta? Che palle! Va bene, la cosa è leggermente problematica. Adesso facciamo tutti quanti, seguimi. Forza ragazzi, venite. Li riportiamo tutti quanti qua. È stata una cosa stupida nonostante tutto, lo ammetto. Comunque, cosa, che cavolo avevo premuto l'ultima volta? Ecco, qua? Sì, avevo premuto questo, perfetto. Ah, è pure notte, spero che ci vedete qualcosa ragazzi, perché non credo che è così buio adesso. Accedi inventario, prendi tutti quanti i lingotti. Oh che palle, guardate tutto quanto distrutto tranne questo. Allora, facciamo una cosa, ripariamoci tutto quanto il mondo. E questa volta mi devo preparare meglio, perché cioè non mi sono preparato bene. Adesso andiamo a cercarci un altro brontosauro di livello alto, in mezzo alle paludi, che bello. E mi ricordo che i brontosauri stavano in due punti, ovvero il primo Bobby stava qua, che ovviamente l'ho violentato male con tutta quanta la mia armata di dinosauri, anche se alla fine me ne ha ammazzato uno. Dopodiché stavano anche là ed anche là, anche se in genere i brontosauri stanno ovunque. Spero di trovare qualche brontosauro qua che mi tornerebbe molto più utile, sinceramente. Vediamo un po'. Qua non c'è. Che palle, non mi va veramente di andare a controllare. Vabbè, sapete cosa, se vado a vedere un pochetto che cosa ci sta là. Dopodiché ho visto un brontosauro, perfetto. Oddio ragazzi, il paradiso dei dodo. Che figata. Bronto, dove sei? 44. Sapete cosa c'è? Sinceramente un livello 44 non mi dispiace. Suppongo che questa volta Rosita me la lascio qua. E sinceramente non voglio rischiare niente. A te ti metto in neutrale perché non si sa mai. Neutrale, perfetto. Adesso, levati da qua. No, non mi sembra che ci sia nessun predatore qui da qualche parte, quindi nessuno ti dovrebbe neanche rompere le palle, vero? Ed ora parte più importante di tutti. Andiamo dal nostro caro amico Bobby, che questa volta romperà tantissimo.